Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Ipovolimia. Allora ragazzi, come potete vedere rispetto all'ultima volta, intanto qua sta caricando il mondo, quindi lagga un bel po' purtroppo il pacchetto. Torniamo alla visualizzazione normale. Come vedete dall'ultima volta ho cambiato completamente la forma della mia farm di essenze. Intanto l'ho fatta da 6x3, in questo modo ogni 3 harvester si occupano di una zona 3x3. Mi sono fatto un po' di conti e ho visto che alla fine le singolarità sono 10, quindi a noi servirebbero sostanzialmente soltanto 10 semi, ma per accelerare, visto che di quelle dei metalli ogni volta ne otteniamo poche, metterò 2 semi per ognuno di questi. Per il momento ho soltanto predisposto gli harvester, come potete vedere. Ho messo qui un Ender Tank per portare via la sludge. E devo ancora sistemare tutto quanto la fase di crafting. Mi sono accorto che non ero a schermo intero, scusatemi ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, per quanto riguarda il crafting, ho visto che c'è questo Formulaic Assemblicator, bellissimo nome, della Mechanism. Che fa al caso mio, perché alla fine questo Crafty Crate è veramente scomodo da usare. Il fatto che butti fuori soltanto da sotto e che se non gli si mette un filtro butti fuori indiscriminatamente tutto, sinceramente non mi piace molto e non mi dà quasi nessuna opzione per poter fare un lavoro compatto. E quindi ho deciso di lasciar perdere questa Crafty Crate e di concentrarmi su questo Formulaic Assemblicator. Formulaic Assemblicator che ha questo crafting qui, come potete vedere, non è per nulla complicato e quindi ne possiamo fare tranquillamente quanti ci servono. Ora fatemelo mettere giù uno così vi faccio vedere un attimino come funziona. Praticamente dentro questo macchinario possiamo mettere questa crafting formula, anche questa si crafta molto facilmente, vi faccio vedere già che ci siamo anche il crafting di questa, vedete? È semplicemente un foglio di carta con un basic control circuit, quindi è veramente molto molto facile da fare. Una volta che si crea questa formula, la si apre, gli si imposta il crafting, poi gli si dice di encode formula. In questo modo, dentro il macchinario, lui si tiene memorizzata questa formula. Quindi tutte le volte che noi buttiamo dentro delle essenze di iron a questo macchinario, lui in automatico ci produce il prodotto. Chiaramente questo macchinario ha l'unico svantaggio, diciamo, rispetto alla Crafty Crate della Botania, che ha bisogno di energia. La mia intenzione è crearne una decina, quindi crearne uno per ogni tipo di singolarità che dovremo fare, in modo da compattare le essenze e ottenere direttamente i lingotti. Oltretutto ho già visto con il secondo che mi sono fatto che una volta collegati in sequenza i macchinari, i tubi della Mechanism sono abbastanza intelligenti da far entrare, ad esempio in questo dove ho messo soltanto le Iron Essence. Ebbene, fanno entrare solo le Iron Essence, quindi sono in automatico già filtrate, quindi niente male davvero. Però, ragazzi, non è quello che volevo fare. Ah, non avevo il magnet mod attivo, mannaggia. Quello che volevo fare oggi, stavo dicendo, però non è questo. Intanto lagga ancora perché evidentemente non ha finito di generare il mondo. Nel tempo che io ho speso a sistemare quella roba lì e fare questa roba qua, che sinceramente è un po' un obbrobrio, non mi piace per niente come è venuta fuori, quindi probabilmente non lo so. Datemi anche voi qualche suggerimento, forse il fatto che sia tutto fatto di marmo dovrei forse staccare un po' di più, non lo so. Ci devo pensare, tanto è soltanto un abbozzo. Però dicevo, nel mentre che facevo quelle cose, in più ho anche lasciato praticamente un giorno intero il mondo girare per conto proprio, perché sarà stato almeno 8-10 ore a girare. Capite bene che abbiamo prodotto un bel po' di draconium. Poi adesso ho dovuto interrompere perché avevo finito il sangue nell'altare. E qui si è di nuovo scollegato tutto. Devo un attimo riavviare il pacchetto, ragazzi, e poi torniamo a vedere quanto draconio ne abbiamo ottenuto. Ok, ragazzi, ho riavviato. Io non so ancora se questo è un problema dell'Applied Energistic oppure del Quantum Entanglement Porter. Prima o poi lo capirò, ma per il momento andiamo avanti così. Allora, vi stavo dicendo del draconium. Ebbene, guardate quanti bei lingotti abbiamo fatto. 49.
con questi 49 lingotti ci si aprono parecchie porte. Non mi ricordo più, ne mancava solo più uno, giusto? Esatto, tre Weaver Core li abbiamo già. E quindi adesso possiamo farci l'ultimo Weaver Core. Oh, fantastico. Finalmente, ragazzi, quindi adesso dovrei poter fare, se non ho fatto di nuovo male i conti, la Resurrection Stone. Perché le anime, per fortuna, ce le droppano i pigmen che uccidiamo. Oh, ho anche un'anima di gallina. Però, sinceramente, non vorrei sprecarla. Vediamo un po'. Se ne ho più di una, chi se ne frega? No, no, no. Quindi questa la leviamo e mettiamo un'altra anima di pigmen. Tanto ne abbiamo da vendere. Cosa mi manca? Vedo che mi manca qualcosa nel centro. Ah, devo fare un blocco di Draconium. Ok, vabbè, allora, visto che qua ho già impostato il crafting e non mi va di buttare di nuovo all'aria tutto, scendiamo un secondo. Ci facciamo un Draconium block. Ok, uno solo, grazie. E abbiamo già solo più 20 lingotti, accidenti. E adesso siamo pronti. Oh, finalmente, Resurrection Stone, quindi possiamo claimare la ricompensa della nostra quest. Ah, tra l'altro, è vero, io avevo completato anche quella successiva, quindi abbiamo ben due ricompense, ottimo. Allora, vabbè, una testa di Wither, chi se ne frega, e una, vabbè. Sinceramente queste ricompense lasciano un po' il tempo che trovano, devo dire, eh. Comunque, non ho fatto tutto sto casino per le teste di Wither, per le ricompense, ma per poter far risorgere il drago. Ok, abbiamo tutto in teoria. L'unica cosa che mi manca per il rituale, se non sbaglio, sono i piloni di quarzo. Non mi ricordo se ne vuole 8 forse di queste. Io nel dubbio ne faccio 8. Pillar Quartz Block. Controllo un attimino se effettivamente sono 8 quelli che mi servono. Così ne approfitto anche per vedere come si compone il rituale. Perfetto ragazzi, ho preso tutto quello che mi poteva servire, qui ho mollato tutto quello che non mi servirà, sono pronto per andare ad affrontare il drago. Ok, adesso sinceramente è un po' che non uso la mia scopa, quindi devo fare molta attenzione a come la uso, perché devo soprattutto ricordarmi di non premere shift mentre sono in volo, altrimenti questa mi droppa e se mi droppa tipo qua è una pessima cosa. Mi sa che ho già fatto arrabbiare qualche. Sì, cazzarola. Ho già fatto arrabbiare degli Enderman, eh. Va bene. Ok, molliamo la scopa, fermati. Vieni qua. Ok, aiuto. Fatemi sistemare questi fastidiosi cosi. Ok. Ok. Prima di creare il rituale, non voglio essere infastidito. Allora, andiamo a cercare un attimino il nostro portale di ritorno e creiamo un rituale lì vicino, perché se ho capito bene deve essere entro 150 blocchi dallo 00 della dimensione. A parte che lo 00 è dove spawno io forse, quindi non c'entra niente questo. Vabbè, al limite lo faccio, vediamo se tutto funziona bene, se no lo sposto. E qua comunque sono inseguito di nuovo da degli Enderman. Quindi vediamo di sistemare anche questi. Maledetti, ma chi vi ha guardato? Io non ho di certo. Lasciatemi in pace. Ok, ragazzi, quindi creiamo il rituale mettendo, facendo una X, mettendo la Resurrection Stone in mezzo e mettendo sui lati. Ah, mi stavo dimenticando che devo mettere giù anche la Glowstone. Ok, mettendo la Glowstone. Ok, e l'ossidiana. Ora, per i piloni non serve che abbiano una posizione precisa, l'importante è metterli tutto attorno a questa struttura, però in effetti è un po' più carino se lo mettiamo, se gli diamo una forma precisa. Quindi io direi di fare una cosa di questo tipo, staccandoli di un blocco, ok. E voilà. Poi qua in mezzo facciamo così e mettiamo gli altri che devono essere solo alti 1. Su questi alti 1 mettiamo i blocchi di diamante. Voilà. E infine qui sopra andiamo a mettere i nostri blocchi di draconium caricati. Voilà. Dovrei aver fatto tutto giusto, questo è il rituale di resurrezione del drago. Ora,
nel momento in cui io cliccherò su questa pietra si attiverà il rituale. Verranno rigenerati i pedestral, quelli che caricano la vita del drago, e spawnerà un nuovo drago che però non sarà uguale a quello che ho già sconfitto, ma sarà un drago zombie, mettiamola così, e sarà anche più forte da sconfiggere, quindi io sinceramente ho un po' paura di affrontarlo. Ok, premiamo qua, ecco ragazzi, fulmini, è partito il rituale. Io direi che salgo in sella alla mia scopa e mi sposto, perché ho un po' paura sinceramente. Ok, vedete, sono già ricomparsi sti cosi maledetti, quindi vediamo se posso già... Ok, posso già distruggerli. Il drago ancora non si vede, però non credo che manchi molto. Praticamente credo che lui stia prendendo l'energia dei nostri blocchi caricati di draconium per respawnare il drago. Fa anche un bel effetto, devo dire, questo rituale, non è niente male. Ok, intanto distruggiamo un po' di questi piloni. O forse non li devo ancora distruggere, no? Oddio, mi sta venendo il dubbio che magari sto rovinando il rituale. Meglio aspettare, va? Intanto guardate, ci sono degli Enderman che sono impazziti perché hanno preso danno dal fulmine. Oh! No! Si è consumato tutti i blocchi, compresa la Resurrection Stone. Ma scherziamo? No, ragazzi, questo non lo sapevo. Io pensavo di poterlo spawnare all'infinito, o meglio, a mio piacimento. Ok, un'altra andata. Troppo alta. Ok. Questi piloni, basta prendere un po' la mano con l'arco e poi questi piloni vengono giù veramente in maniera facile. Ops. Sai che ho preso un Enderman, poverino. Non vedo il drago. Ah, eccolo là. Ok. Però i piloni non sono un problema, li abbiamo già tirati quasi giù tutti. Non mi devo avvicinare troppo, se no mi fanno male. Ok, eccolo qua, vedete che ha una texture diversa dal drago solito. Va bene, mancano ancora un paio di questi piloni, non mi devo avvicinare troppo. E poi finalmente dovremo vedercela col drago. Li ho colpiti tutti? Sembrerebbe di sì. Ok, sembrerebbe... Aia! No, perché mi sono bloccato qua? Non riesco ad andare... Ok, si era inceppata la scopa sul pilone. Va bene ragazzi, quindi siamo pronti. Io mi mangio una mela, magari di queste qua super potenziate, e inizio a tirare frecce al nostro drago. Sarà piuttosto lungo lo scontro, quindi mi sa che vi taglierò le parti meno emozionanti, tipo queste dove sono in attesa che il drago venga verso di me. Wow ragazzi, con la spada della Draconic Evolution gli abbiamo fatto un botto di danno, gli ho dato giusto 3 crocche e l'abbiamo quasi ucciso. Credo che sarà fatta se si avvicina ancora una volta. Ok, ci siamo. Avvicinati, no. Ah, vabbè, ancora una volta. No, ho sbagliato. Ok ragazzi, ci siamo. Sta venendo verso di me, l'ultima crocca. Oh, è stato molto facile. Ah, non è morto? Come non sei morto? E muori. Ok. Fantastico. Sono riuscito a ucciderlo di nuovo, ragazzi, per la seconda volta è morto il drago. La cosa che più mi scoccia però è che se dovrò rievocarlo dovrò rifare la Resurrection Stone. Credo che per un po' di tempo lascerò perdere sta cosa. Guardate, questi Enderman ce l'hanno tutti con me. Volete vedere che muoio per colpa di questi e non per il drago? Ok, tra l'altro ho recuperato... Oh sì, ce l'ho. Perfetto.
Missione compiuta, ragazzi. Possiamo tornarcene a casa. Abbiamo ben 49 pezzi di Draconium Dust e un nuovo Dragon Heart da poter utilizzare. In più è spawnato un altro uovo che si va ad aggiungere a quello del primo drago che abbiamo ucciso. E non ho ancora ben idea di come poterli utilizzare, però intanto sappiamo che è qua. Perfetto, direi che possiamo tornare a casa. Eccoci qua. Salve Eleanor. Ciao Magikat, come va? Tutto bene? Ora ragazzi, visto che finalmente abbiamo un po' di Draconium e quindi non devo più impazzire per produrne dell'altro, almeno per un pochino dovrei star tranquillo. Questo lo cuociamo subito. Perfetto. Direi che mi posso occupare di implementare un pochino meglio la mia farm di essenze, perché come vi dicevo prima, quei macchinari della Mechanism hanno bisogno di energia per funzionare e io non ho nessuna intenzione di portare un entagloporter lì, perché è veramente, a parte che è lunghissimo il crafting, ne ho già fatti parecchi, ma visto che abbiamo i mulini a vento proprio lì vicino, mi piacerebbe utilizzare la potenza generata da loro. Per farlo ho ragionato un po', ho guardato un pochino come fare, e sempre della Draconic Evolution ci sono questi Advanced Energy Relay che trasmettono l'energia wireless. L'unica cosa è che io per la quest ho fatto 4 Energy Relay e basta, invece mi servono quelli Advanced perché temo che con questi qua non siamo abbastanza vicini ai mulini a vento per poter trasmettere la corrente. Per fare questi però dovremmo farci 4 Draconic Core e un altro Weaver Core. Ok, vediamo di fare allora 8 di questi. Oddio, ho paura di quanto Draconium ho già consumato a fare sta roba. Però vabbè, dobbiamo farlo ragazzi, quindi vale la pena sprecare un po' di Draconium ogni tanto. Perfetto, dovrei già avere tutto. Quindi eccoli qua. Con questi Advanced Energy Relay dovrei poter mettere in comunicazione i nostri mulini a vento con la mia farm di essenze. Vediamo un attimo, si faceva... come si fa a fare... ah ok, semplicemente mettendolo così questi si sdoppiano e diventano questi transceiver. Ora, l'unica cosa è che se non vado errato, per poter mettere in comunicazione questi transceiver mi serve una wrench della Draconic Evolution. Eccola qua, questo Crystal Binder. Ok, Crystal Binder, oh, che vuole un altro Draconic Core. Va bene, allora facciamoci un Draconic Core. Ho già solo più 25 lingotti, mamma mia. Anzi no, 29. Due li sprechiamo adesso per fare questo binder. Però ragazzi, ne vale la pena. Ok, abbiamo il nostro Crystal Binder. Quindi intanto andiamo alla farm di singolarità. Mulini a vento sono da quel lato lì, quindi facciamo subito questa prova. Se io mettessi giù, adesso è tutto molto molto abbozzato ragazzi, quindi se io metto giù la mia Energy Cube qua e gli metto uno di questi sopra, perfetto. Adesso andiamo ai mulini a vento. Ok, siamo arrivati qua. No, la farm è laggiù, quindi forse mi conviene fare una cosa di questo tipo. Rompiamo qui e mettiamo questo a fare qua. Ora, questo binder, funzione bind. Tenendo premuto shift cambio la modalità. Invece a me serve bind, quindi clicco qua e poi mi devo spostare di nuovo all'altra farm. Ok. E poi, aiuto, sono compenetrato in un blocco, devo riposizionare un attimino il punto di arrivo. E poi clicco qui, oh ragazzi, eccolo qua, il raggio di energia che trasferirà la corrente da laggiù a qui. Ora devo soltanto impostare il tutto e poi finalmente potrò mettere in funzione questa farm. Vi saluto magari facendovi vedere la corruzione e poi con calma io mi sistemerò questa farm. Ok, ho buttato, dicevo, anche l'altra fiaschetta di corruzione in bottiglia. Ho piantato un paio d'alberi. Tra l'altro, sì, io ho piantato un paio d'alberi, ma l'albero che era qui che fine ha fatto? È sparito. Oh, però intanto l'albero è sparito, però qui abbiamo niente poco di meno che una Tainted Soil. Perfetto. Con questa Tainted Soil, ragazzi, potremo finalmente piantare il semino per ottenere il Tainted Tendril, o come diamine si chiamava, per andare avanti anche con i crafting dell'avarizia. Sono molto contento, quindi direi che per questa volta è tutto, ragazzi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!